Ma non ho finito qui. Questo è un verbale pubblico del Consiglio. Io non svelo niente, non parlo. Sto un po' a disagio perché non, quando uno dice queste cose deve stare anche attento perché potrebbe dire, veicolare come parole di verità delle sue opinioni personali. Io sono venuto con le cartuccelle apposta. Allora dice questo signore, era in lizza, diciamo questo signore si chiama Tizio per andare in Cassazione e alcuni dicono ma che facciamo? Andiamo in Cassazione uno che ha un procedimento per l'articolo 2, cioè per essere mandato via per fatto incolpevole, un procedimento disciplinare pendente perché si è fatto regalare un Mercedes. Tutto su più, dice, ma dice, prima accertiamo se è vero o se non è vero, dicevano alcuni. Si alza un componente del consiglio e dice, ma signori, perché non lo dobbiamo mandare? Ma scherziamo? Tra l'altro in passato, ma se si possono dire queste cose, signori, noi non siamo magari, se noi ci avessimo dentro di noi 200 Falcone, 200 Livatino, ma avremmo sfondato, non siamo assolutamente un popolo di eroi, ma abbiamo avuto degli eroi. E in nome di questi, queste cose non si dovrebbe neanche pensarle, figuriamoci dirle. In passato, dice questo, il Consiglio Superiore della Magistratura ha trasferito in Cassazione magistrati sui quali si annidavano sospetti addirittura di complicità mafiose, o che si erano resi colpevoli di omissioni in terra di mafia. E adesso questo non ce lo vogliamo mandare, e ce l'hanno mandato. E quando tu gli dici, ma che fate queste cose indecenti, dico, eccolo là, l'antipolitica. Signori, la non appartenenza uccide le istituzioni. E uccide le persone, ma adesso non voglio fare la grande, dico uccide nel senso le imbozzola, lo dice bene Carlo Ulpio nel suo libro, piano piano le vira, le mette la museruola, le uccide anche psicologicamente. Io ci parlo con questi colleghi, sento quanto sono provati, perché non è facile resistere al tritacarne, ci vogliono delle convinzioni forti. Ha ucciso Amato, ma ve lo ricordate il collega Amato morto con la sola bucata? È rimasto solo, era rimasto. Il procuratore della Repubblica di Levola fu inquisito a Bologna per omicidio colposo perché lui gli aveva detto il piano per la mia esecuzione è diventato esecutivo e lui l'ha chiuso in un cassetto. Poi si è scoperto, non sapeva, non credeva, no, non voglio fare il processo, è stato fatto se ne interessava, ma era rimasto solo. Livatino era rimasto solo, ma me lo fate un piacere, se voi ritenete, se ritenete, prendete una cartolina, scrivete alla collega Forleo, dottoressa Forleo, ma non si senta così sola, perché non è tanto sola, perché la solitudine può uccidere, anche se poi non succede niente. E vi ho portato un altro libricello, perché non sono morti solo i magistrati. Non ho timori per me, perché non vedo possibile altro che pressioni per farmi sostituire. È la storia, è sempre la stessa. Ma è certo, e il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non mi tranquillizza il fatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese, così scriveva alla moglie Giorgio Ambrosoli. Ecco perché dico grazie al dottor Vulpio, perché il suo libro è Il re nudo. E in questo libro che è uscito l'altro giorno, di Guido Rossi, ci sta scritta una cosa bellissima, che è diretta a voi giornalisti, è molto bella. Diceva Gaetano Galvemini che in una condizione nella quale la stampa è un mezzo servita, al cittadino dovrebbe essere garantito il diritto di chiamare in giudizio i giornali, non solo quando come oggi gli viene calunniato, ma anche quando un giornale pubblichi una notizia non vera e aggiungo io, ometta di pubblicare cose vere, che dobbiamo farsi i salti mortali.
Io ho finito, non vi voglio tediare. Vorrei essere molto chiaro, noi non pensiamo di essere depositari della santità, non crediamo che quelli che hanno l'appartenenza così buona siano dei cattivi. È un discorso politico, crediamo che lo spirito di appartenenza, la logica dell'appartenenza sia dannosa anche quando qualcuno la pratica a fini di bene, perché distingue i miei dai loro e i miei sono il fine ultimo e principale della mia azione, mentre il fine ultimo e principale dell'azione deve essere la Repubblica Italiana e i suoi cittadini, salvo errori ed omissioni. E se mi consentite un'ultima cosa, ho 5 secondi, scusate le mie citazioni, ma sono cose belle, vi leggo quello che vuole essere lo spirito di chi vuole politicamente fare qualche cosa, ma senza appartenenza, perché se no li stiamo da capo a pubblici, se facciamo il partito di quelli che sono contro le correnti, li stiamo da capo a 12, ci stanno i miei, i loro, cioè. Ma su questo ci intratteniamo tecnicamente magari un'altra volta, il discorso che c'è tra un'appartenenza, una rete, e tutti questi bei discorsetti. Il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, per questo è detto democrazia. Le leggi assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo i meriti dell'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora egli sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non fastidiamo mai il nostro prossimo se preferisce vivere a modo suo. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono un'offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte, la cui sanzione risiede solo nell'universale sentimento di ciò che è giusto e conforme a buon senso. La nostra città è aperta al mondo, noi non cacciamo mai uno straniero. Noi siamo liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma in nessun caso si occupa delle pubbliche faccende per risolvere questioni private. Un uomo che non si interessa dello Stato non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché soltanto pochi siano in grado di dar vita ad una politica, noi siamo tutti in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione un ostacolo sulla strada dell'azione politica. Crediamo che la felicità sia frutto della libertà e la libertà sia frutto solo del valore. Signori, questo non è preso dalla Repubblica di oggi né dal Corriere della Sera, ma è preso, come loro avranno già sospettato, da Tucidide, le guerre del Peloponneso di qualche annetto fa. Stiamo sempre lì, non ci dobbiamo scoraggiare. L'altro giorno, in preda ad una crisi di depressione acuta, ho fatto un gioco che vi invito a fare. Sono andato su Google, come voce di ricerca ho scritto giugno, perché siamo a giugno, e poi ci ho messo diversi anni a caso, 1370, sono usciti fuori casini dell'altro mondo. Casini dell'altro mondo. Lo so, ormai se ne sono cuccati quegli altri e noi ci interessa poco, ma noi dobbiamo fronteggiare quelli che sono della nostra epoca, perché dobbiamo dire ai nostri figli tutto quello che potevo fare, io l'ho fatto. Per questo vi ringrazio, perché quel po' che posso fare è venire qui e fare questo tipo di discorsi. Grazie a tutti per avermi ascoltato.